Ciao, bentrovati, eccoci a una nuova pillola di Tips and Tricks. Questa volta vediamo un applicativo che ci consentirà di trasferire file di grandissime dimensioni senza necessità di posizionarli sulle nostre email oppure di inserirli all'interno di dei nostri archivi Drive, Dropbox, insomma, o quelli che siano. E allora, se siamo pronti, vediamo come grazie ad un applicativo come WeTransfer tutto questo è possibile, come sempre, in pochi click. Seguitemi. E allora, apro una nuova scheda del browser, in alto digito wetransfer.com. Ecco la mia interfaccia, laddove non dovesse aprirsi questa interfaccia qui, ma quella in cui vi chiede di registrarvi o anche di acquistare, lasciate stare, andate avanti, dite di non voler fare nulla, perché quali sarebbero i vantaggi nel registrarsi a questo applicativo comunque con un account gratuito? Quello di non verificare ogni volta la propria email attraverso un codice, perché cosa succede? Che l'applicativo invia un codice prima di avviare il trasferimento, abbia un codice su quella email che abbiamo dichiarato come mittente e quindi con quel codice lui verifica che siamo effettivamente noi. Laddove volessimo bypassare questo invio e inserimento di codice, noi potremmo registrarci a questo applicativo, sempre comunque in forma gratuita. A questo punto iniziamo il processo, quindi clicchiamo su più per caricare il nostro file. Io per comodità ne carico uno molto molto leggero, ma vedete abbiamo a disposizione fino a 2 GB di spazio. Inserisco qui l'email del destinatario, quindi lo mando a me stessa. Potrei aggiungere anche altri destinatari. Qui c'è la mia mail come emittente, ma io potrei inviarla anche da un'altra email. Il titolo prende in automatico il nome del file, ma chiaramente posso modificarlo. Infine ho un campo per inserire il testo per la persona che riceverà il file, quindi ecco il file delle regole in classe, farne buon uso. Ok, firmiamo e trasferiamo. A questo punto il sistema ci chiede un codice che noi dobbiamo andare a verificare via email. Eccolo qui, mi è già arrivato. Inserisco questo codice. Ripeto, per evitare questo passaggio io mi registrerei sempre comunque in via gratuita. Ok, verifico. Ed ecco che lui dice che è tutto fatto. È tutto fatto, che cosa succede? Che un'email è stata inviata al nostro destinatario. Questa email contiene un link dal quale il destinatario potrà scaricare un file di dimensioni anche molto grandi. Però tutto questo sarà possibile entro 7 giorni, quindi il destinatario deve scaricare da questo link il file entro 7 giorni, altrimenti il file non sarà più disponibile sui server chiaramente di WeTransfer. Ancora una volta lui ci invita a creare un account gratuito per bypassare il sistema di verifica tramite codice via email, ma insomma abbiamo visto come molto velocemente abbiamo già fatto. Bene, WeTransfer è un applicativo semplicissimo da utilizzare che ci consente di inviare file di dimensioni eccessive ai nostri colleghi, ai nostri studenti, ai nostri amici, insomma, ma anche a noi stessi, laddove dovessimo prelevare un file di dimensioni notevoli, magari dal computer della scuola, e inviarlo a noi stessi. Ricordiamo che nel profilo gratuito bisogna verificare tramite un codice via mail e quindi fare in modo che il sistema possa riconoscerci. Altrimenti tranquillamente possiamo creare un account gratuito e bypassare questa, come dire, questo fastidio. Allora, se tutto questo vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere notifiche di nuovi caricamenti e ci vediamo alla prossima pillola. Ciao!